Largo ai vincitori, ora mister Lombardi vi aspetta la vincente nella finale tra Monticelli e Porto Sant'Elpidio, ma davvero l'impresa che avete fatto qua a Bellocchi in campo avverso è veramente molto importante, mister. Sì, avevamo un unico risultato, abbiamo impostato la partita per giocarcela nei 120 minuti perché sapevamo di affrontare una grandissima squadra e così è stato. È stata una battaglia, queste partite si decidono sui dettagli, sugli episodi, siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che ci sono capitate e quindi è andata bene, via. Ecco, il mister Carta, sportivissimo tra l'altro nella disamina, ha detto abbiamo perso contro una grande squadra che è stata brava, come ha detto lei, a sfruttare gli episodi. In effetti, ecco, dopo il Gallo, diciamo che è l'autentico mattatore del campionato, forse, diciamo, per quanto riguarda i nomi, i giocatori magari di una certa rilevanza, li avevate voi. Sì, noi abbiamo una buona squadra attrezzata per fare bene, attrezzata per quello che stiamo facendo, ecco, però non credo che l'Atletico Alma, il Marotta all'inizio, poi dopo ha mollato, però il Marzocca, la Passata in Pese, tutte squadre che, voglio dire, se la giocavano secondo me alla pari. La differenza è minima, è un filo, ecco, dopo magari chi è più bravo, chi arriva in questo momento magari in forma riesce ad andare avanti. Noi siamo stati bravi a non mollare dopo Castelferretti e lì è stata la svolta e siamo riusciti a centrare un traguardo storico. Adesso, ecco, manca la ciliegina sulla torta, però voglio dire, quello che abbiamo fatto comunque rimarrà sicuramente nella storia. E magari potete anche permettere il lusso di perdere lo spareggio sperando nel Castelfidardo o magari in qualche altra situazione di sogno. Sì, adesso logicamente giochiamo per vincere come tutti, penso, una partita secca, si gioca per vincere, poi dopo vedremo quello che succederà. Comunque essere arrivati a giocare la finale contro la vincente del Girone B penso che sia il massimo.